Il mondo della musica indipendente, nonostante quello che si crede, è fatto di moltissime facce, fra cui questa, fra cui quella del prossimo artista di cui Enzo Bollani ci parla. Un duo, Two Prophets. Two Prophets, cioè due profeti. Questa è un'operazione one shot, cioè un'uscita sola, che abbiamo deciso di fare quest'anno producendola completamente in Emilia. L'abbiamo fatta completamente a Modena e a Bologna negli studi della Phonoprint, che ormai sono gli studi dove noi andiamo e andremo a fare tutte le prossime produzioni in via ufficiale. E sta per uscire questo pezzo che si chiama Enjoy Your Life, ed è un pezzo che abbiamo prodotto con scopi di beneficenza per la ricostruzione del Duomo di Mirandola. Ah, ecco, sì, quello crollato, giustamente. Sì, esatto, perché è un'opera d'arte incredibile. Poi Mirandola è una città stupenda. A parte che poi è nato lì Malavasi, per cui abbiamo proprio scelto Mirandola anche per una questione musicale, al di là di Pico della Mirandola, che tra l'altro pochi lo sanno, era anche un musicista. E poi per Malavasi, che è il mio co-ispiratore. Insieme a Toto Cutugno, No, vabbè, adesso sto facendo il cretino, ma è una cosa che mi riesce benissimo, credo. Meno male. È insomma, un penso, Senti, sono tangenziale anche lì. Funziona che quindi una parte del ricavato di delle vendite di questo disco verrà devoluto? Il 60%, che il direi 60%. Che è una parte decorosa. C'è cioè, chi bella... dice devolveremo con l'Evolvo tutto, e invece poi danno il 5%. Certo, magari la Chiesa non ha proprio bisogno di noi, però l'arte sì, sempre. Gli ospedali stanno per finirli, li hanno quasi tutti ricostruiti, ci sono già state molte iniziative benefiche. Fortunatamente l'Emilia è una zona dove la gente sta mediamente bene, se non molto bene, e poi dove c'è molta voglia di riprendersi, di riprendere la vita. Sai, io sono metà di lì, per cui queste cose le sento proprio anche dentro, insomma, fanno parte del DNA, cioè DNA. E allora, sai chi è stato? Me la canto e me la suono qui, perché sì. Siamo stati i primi a Prato, noi di Radio Insieme, insieme a Pium Italia, a fare un primo concerto che si intitolava provocatoriamente Tutti giù per terra, per raccogliere fondi per l'Emilia. C'era Nada, c'erano... Ma dai, Nada, sì, io amo Nada. Anch'io, veramente con tutto il cuore. Peter Gabriel è con noi, sai che suo fan sfegatato? Questa non la sapevo. Davvero? Peter Gabriel fan è di Nada. Fan di Nada. Ma è bellissima questa cosa, sul serio. Credo forse sia anche reciproca la cosa, bisognerebbe chiedere a Nada. Beh, siccome la vorrei intervistare, una delle prime domande che gli farò è questa. Lei lo sa che Peter Gabriel è la sua fan? Certo che lo sa, gliel'ha detto. Si sentono regolarmente. E lei credo che gli abbia risposto anche grazie, lui le abbia risposto de Nada. Bene, questo. E con questo ascoltiamoci Two Prophets, che Enjoy è your life. Enjoy your life. Of the night, when the shadow comes alive, you make me feel so safe, you make me feel so right. All the time left behind makes your future to shine. I just want you to enjoy your life. I just want you to rise. I just want you to fly. Shine. I just
Lorenzo Bollani, il tempo ha volato con te. Sì, stavo già ballando. Ecco, sì, siamo arrivati già in chiusura di questa puntata di oggi dell'Ora del Dragone. A tutto dance, come avete sentito, con i Two Prophets. Sui finestrini. Tutti in macchina, boom, boom. Sì, sì, sì. E questa era Enjoy Your Life. Allora, vogliamo dare due dritte in chiusura se qualcuno vuole già procurarsi o vorrà procurarsi, perché questo disco esce fra pochissimo, mentre l'altro credo sia già disponibile. Su iTunes esce tra pochissimo e in questi giorni uscirà in free download a partire da domani sera alle 22 su SoundCloud. Su SoundCloud, quindi insomma ve lo potete scaricare, potete ballare in casa, lo potete tenere a volume altissimo in macchina con i finestrini abbassati, soprattutto giustamente. E caro Enzo, grazie e mille. Speriamo che serva anche a tirar su qualcosa nel Duomo di Mirandola, che poveretto è proprio caduto giù. Patapam, caspita, è una ferita nel nostro patrimonio culturale incredibile. Un motivo in più per andare sotto. Oddio, stanno telefonando, sicuramente mi stanno dicendo, guarda che c'è la pubblicità da passare. Sì, sembra Batman, la luce rossa. Sì, c'è la luce rossa, è un terrore. Tu fai Robin, no scherzo. Sì, Robin, io faccio Robinone. Allora, Enzo, grazie per essere stato con noi, tornerai poi a raccontarci altre cose, altre produzioni, eccetera, voglio sperare. Domani, dopodomani, lunedì, martedì, mercoledì. Ecco, domani e domani no, perché qui io non ci sono, faccio festa. Anzi, auguro un buon fine settimana a tutti e vi do appuntamento lunedì, sempre alle 18, su Radio Insieme con l'Ora del Dragone. Grazie mille, Enzo. Ciao.